Allora, Gabriele, guarda, io posso dire una cosa. In questo momento provo un po' di tenerezza nei tuoi confronti perché appunto tu te ne stai andando perché hai paura ad avvicinarti alla piazza. No, ti spiego, no, ti spiego, è anche una questione, potrebbe passare per paradosso, di rispetto non solo delle mie idee, ma anche delle idee degli altri, perché se io per anni ho gridato contro Berlusconi, se io vengo qui nella piazza come osservatore, silenzioso e pacifico, posso ancora accettarlo. Però devo anche accettare l'idea che ci sia qualcuno in piazza che dopo che io ho gridato di tutto e di più nei confronti di Berlusconi non mi voglia vedere. Cioè, siamo in democrazia, siamo in, pubblico, cioè siamo in strada, però non vorrei creare alla manifestazione, e soprattutto questo lo voglio dire convintamente, per rispetto che ho per le forze di polizia, perché la mia presenza lì potrebbe innescare qualche cosa che poi non è più contenibile. Grande, ci rimetto io e ci rimetto. Grande maturità, grande maturità, grazie, è stato un onore, Gabriele, un attimo, ecco. La mano grande. Puoi filmare, io in maniera defilata me ne vado. Ciao Gabriele, ci sentiamo, ciao, grazie. Ciao Gabriele. L'ho detto prima loro, perché visto che io ho lanciato molte provocazioni nei confronti di Berlusconi, la mia presenza lì che potrebbe creare alle forze di polizia che io rispetto e ai manifestanti che io spesso ho attaccato, voglio evitare. Ciao Valerio, ogni tanto si deve avere l'intelligenza di dire no. Bravo. Paolini for president. Sì, vai, ma la faccio pure io con Paolini, vieni qua, fammela una con Paolini e poi la mani sul telefonino, vai. Sei il meglio di tutti. Ciao, grazie. Gabriele!